A che punto sei con lo Spirito Santo? Lo cerchi? Lo ami? Lo desideri? Sapete che per sperimentare un risveglio nel mio cuore ho bisogno dell'aiuto dello Spirito Santo. È impossibile avere un cuore appassionato senza lo Spirito Santo. Attenzione, è impossibile conoscere il Cristo vivo senza lo Spirito Santo, perché l'unico che ti presenta il Gesù vivo e che può creare in te il desiderio di seguirlo, amarlo per tutta la tua vita, non sono io, non è Fabio, neanche i pastori, è lo Spirito Santo. È lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è venuto per farci conoscere il Gesù vivo, colui che è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Amen. Colui che guariva ieri è colui che guarisce oggi e che guarirà in eterno. Amen. Perché il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno mai, disse Gesù. Amen. Quindi abbiamo bisogno dello Spirito Santo se vogliamo avere un cuore acceso, appassionato. Sapete, non possiamo vincere né il peccato né il mondo senza l'aiuto dello Spirito Santo. È impossibile avere un cuore appassionato senza l'opera dello Spirito Santo. Per questo io prego che tu ti possa innamorare di più dello Spirito Santo, che tu possa crescere nell'intimità con Lui. Amen. Perché c'è potenza nell'intimità, c'è potenza nell'avere relazione con Dio. Anche voi che avete ricevuto Gesù per la prima volta oggi, pregate, cercatelo, non come una cosa religiosa, no, cercatelo come un Dio vicino, perché è scritto nella Bibbia che Dio è vicino a coloro che lo invocano. Amen. E che lo Spirito Santo è vicino a coloro che lo invocano, quindi prega, cerca lo Spirito Santo, perché c'è una grande libertà nell'amarlo, nel cercarlo e nel desiderarlo. Spirito Santo, io prego e ti chiedo che tu possa accendere un nuovo fuoco in ogni cuore, nel nome di Gesù. Per fede alza le tue mani ben alto, prega, chiudi i tuoi occhi. Non c'è bisogno che un uomo ti tocca, c'è bisogno che lo Spirito Santo ti tocca. Orra canta ramaka, tutta la chiesa pregando, sì, nel nome di Gesù. Signore, quello che noi ti stiamo chiedendo stasera, che il fuoco rimanga acceso nel nome di Gesù. Noi ci impegneremo, noi facciamo la nostra parte, ma tu vieni stasera, Spirito Santo, e accendi una nuova passione, un nuovo fuoco su tutte queste mani nel nome di Gesù. Alza le mani al cielo e ricevi per fede accendi un il tocco dello Spirito Santo nel nome accendi di Gesù. Un fuoco, accendi un nuovo fuoco, accendi un fuoco nella tua chiesa, nei nostri cuori, in coloro che ti hanno riconosciuto stasera un fuoco, come un Salvatore e Signore per la prima volta. Accendi un fuoco nel nome di accendi Gesù. Un fuoco, alleluia. Accendi un fuoco. Se questa è la tua preghiera, alza le mani accendi al cielo e diglielo. Spirito Santo, accendi un fuoco nel mio cuore, nella mia anima. Accendi un fuoco nel cuore. Accendi un fuoco. Accendi un fuoco. Accendi un fuoco. Accendi un fuoco. Accendi un fuoco, accendi un fuoco, accendi un fuoco, accendi un fuoco. Alleluia, di più. Alza le mani e diglielo di più. Accendi un fuoco, più del tuo fuoco, della tua gloria. Accendi un fuoco, nel nome di Gesù. Sì. Accendi un fuoco. Accendi un fuoco nel mio cuore, nella mia casa. Fallo adesso.
essendo rinnovati, dice lo Spirito Santo. Così che alza le mani al cielo ben alto, sorella, fratello, amico. Ad alcuni lo Spirito Santo sta dicendo ora quello che tu sei venuto a cercare. Io te lo do. Nel nome di Gesù alza le mani al cielo e ricevi un nuovo fuoco, una nuova passione, un nuovo desiderio di cercarlo. Oh Ramakanto Ramakaya, un nuovo desiderio di condividere con gli altri la testimonianza, il Vangelo. Oh Ramakanto Ramakaya, nel nome di Gesù Padre e nella tua presenza, nel tuo fuoco Signore c'è anche salute divina. Io prego nel nome di Gesù che i malati possano essere guariti questa sera. Nel nome di Gesù, nel nome di Gesù. Se tu sei infermo nel corpo, nell'anima, alza le mani al cielo come un segno di fede, lì dove sei. Te l'ho detto, non hai bisogno del tocco dell'uomo, hai bisogno del tocco dello Spirito Santo, del fuoco dello Spirito Santo che ti guarisce. Nel nome di Gesù, se lo credi, alza le mani e ricevi per fede. Salute divina. C'è guarigione. Salute divina. Nella tua schiena, nel tuo cuore, nel nome di nella Gesù, circolazione, nelle gambe, nella c'è schiena. Guarigione, nel nome di Gesù. C'è guarigione. Nel nome di Gesù. C'è guarigione. Nel nome del Figlio di Dio. Nel nome di Gesù. Nel nome c'è di Gesù. Signore, se ci fosse un tumore presente. C'è guarigione. Che si secchi nel nome di Gesù Cristo. C'è guarigione. Soprannaturalmente per fede. Nel nome di Gesù. Chiesa, alza le mani e ricevi salute divina. Salute divina. C'è sì, 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 sì. Su tutta la casa, alza le mani al cielo e ricevi. Per fede. Per fede. Nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù. C'è guarigione. Alleluia. C'è guarigione. Potenza di Dio che ti tocca, che ti guarisce. C'è guarigione. Alleluia. Nel nome di nel Gesù. Nel nome di Gesù. C'è guarigione. Signore, rialza il debole. C'è guarigione. Fortifica lo stanco. Credi che lo Spirito Santo è qui? Amen. Se lo credi, alza le mani al cielo per fede. Signore, nel nome di Gesù, guarigione divina su tutte queste mani, su tutte queste corpi, ferite dell'anima. Nel nome di Gesù, ogni dolore io lo leggo, lo sgrido nel nome di Gesù. Insieme ai pastori, insieme ai ministri e sotto l'unzione dello Spirito Santo, in accordo alla tua parola, dove sta scritto che tu sei l'Eterno che guarisce, dove sta scritto che per le tue lividure abbiamo ricevuto guarigione. Signore, noi proclamiamo per fede che il dolore va via nel nome di Gesù. Che ferite antiche vengono rimarginate, guarite soprannaturalmente nel nome di Gesù. Per la tua gloria, per la tua parola e per lo Spirito Santo. Puoi dirgli grazie, grazie per fede? Lì dove sei, digli grazie Signore, grazie. Inizia a muoverti per fede e con fede, dicendogli Signore grazie, grazie. Perché mi hai toccato, perché mi hai grazie, benedetto. Signore. Nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, alleluia, Signore grazie. Io prego anche per libertà ora, Signore, che si sciolgano i legami, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù. Grazie Padre perché tu mi rimetti in libertà coloro che confidano in te, coloro che credono in te, nel nome
nome di Gesù. Diavolo, togli le tue sporche mani da ogni mente, da ogni cuore, nel nome del Figlio di Dio. Alzi le mani al cielo e ricevi libertà, libertà nel nome di Gesù. Chiesa, puoi dirlo insieme a me? Spirito Santo, non ti sento. Di Spirito Santo, io so che tu sei qui. Spirito Santo, grazie perché ancora una volta tu mi hai parlato, mi hai toccato e credo questa sera nella tua guarigione, nella tua libertà. Io alzo le mie mani al cielo e torno a casa mia stasera con una nuova vittoria, perché tu sei fedele, tu sei il veritiero. Io lo credo e lo ricevo ora, 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 nel nome di Gesù. Amen, amen, amen e amen. Forte l'applauso a Cristo. Alleluia, alleluia.